Presidente, signor Sindaco e consiglieri. Volevo essere brevissima e l'intervento del consigliere Passoni adesso però mi stupita un attimo di più. Volevo cominciare il mio intervento ringraziando tutti i colleghi per le molte cose che sono state dette questa sera, ma particolarmente Gianni Danolin, perché con il suo intervento secondo me ha centrato benissimo un vissuto che è un vissuto che tutti noi abbiamo rispetto a una lingua come quella friulana, che io da pordenonese però purtroppo non posso che vivere con un atteggiamento di grande curiosità intellettuale, ma che, mi scusi nei colleghi, devo veramente dire questa sera, io ho conosciuto a 19 anni quando sono andata a Trieste e ho capito che i due ragazzi che parlavano dietro a me erano greci, mentre i due davanti non riuscivo assolutamente a capire da dove potessero venire ed erano carnici. E sono pordenonese da sempre. Allora, credo che il discorso di Gianni, per questo volevo ringraziarlo prima di fare la dichiarazione di voto definitiva, può aiutarci a capire e anche aiutarci come comunità nel permettere, nel far sì che i nostri figli un giorno non abbiano la stessa mutilazione che in qualche modo può aver avuto una pordenonese della mia età. E quindi vedo con estremo favore il fatto che nella mia città, che non parla friulano e che fatica molto a riconoscere nella lingua friulana, ci possano essere proprio dei corsi di avvicinamento a una lingua e una cultura che non, credo nella maggioranza dei miei concittadini non sentiamo così vicina nella quotidianità e che invece apprezziamo molto nella sua parte artistica. Quindi credo che se la legge regionale nella sua formulazione diversa, eccetera, aiuterà questo comune a fare azioni di conoscenza, di divulgazione della cultura e della lingua friulana, ben venga, penso che saremo i primi a dover intervenire in questo senso e approfittare di questo senso. Perché invece il mio gruppo questa sera vota a favore della delibera presentata dall'assessore e così chiaramente il sindaco Furtado? Perché in realtà questa lingua, questa legge, in questa sua parte amministrativa, non trova riscontro nella parte poetica di cui abbiamo parlato fino adesso, ed è veramente un tipo di... scusate un attimo. E trova invece un peso e una modalità burocratica amministrativa di cui veramente credo dovremmo essere molto più liberi e molto più laici nel mondo militare. Grazie.